Guerriere e Guerriere Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Benvenuti in questo nuovo video di martedì 2 gennaio 2018. Come ho detto quello di ieri, del primo gennaio, c'era un video a tema di diverso. Non è un video Sailor, ma parlo di una specie di unboxing legata a Star Wars. Questo io l'ho avuto in omaggio tramite la The Fan Box di dicembre 2017. Come potete vedere dal volantino, quindi si potevano trovare queste. Comunque, Chiaraciu, per quanto riguarda la Funko Pop, qui c'è scritto la versione pop exclusive del Batman di Frank Miller. Ora non so chi sia Frank Miller, se è il regista, del creatore di quella serie degli anni 60-70 che aveva questo Batman qui. Che io mi ricordo che quando avevo 5-6 anni veniva trasmesso su radio, no, Tele Monte Carlo. Allora, The Fan Box, si potevano trovare questi 5 cose di Star Wars. Io ho la First Order Special Forces TIE Fighter. Ora ci sarebbe questa, la prima. Io qui vedete, c'è scritto, penso che sia questa, è della Disney, della Hot Wheels, Disney, perché adesso la Disney ha acquistato Star Wars dai 4 anni in più, quindi qui vediamo verso i 4 anni. Come potete vedere, queste astronavi della Mattel, quindi è un oggetto ovviamente originalissimo. Io non so il prezzo di questo, quanto c'è. Come potete vedere, queste astronavi di Star Wars hanno una specie di coso, di stand, di piedistallo che si mette al dito, come dice l'immagine. Aspettate, vedete, questo è il piedistallo, queste sono le altre astronavi, e qui, come potete vedere, si possono mettere al dito. Io questo la rimango chiusa perché qui in casa non c'ho spazio. Potrebbe essere, come dicevo negli altri due video, quello del 2017, l'ultimo, e quello del il primo video del primo gennaio del 2018, quello di ieri, potrebbe succedere che io metterei un giveaway per 600, 700, 800, 900, 1000 iscritti e più in avanti, dove metto roba che non mi piace. Come ho detto, da questo mese, che a metà mese mi arriverà l'altra The Fan Box, quella di Technology, questa qui, come potete vedere, le tecnologie e le invenzioni che hanno cambiato il mondo nerd, quindi è sempre riferita al mondo nerd. Io metterò un giveaway, non so quando, con degli oggetti che non mi ispirano, tra cui potrebbe finirci anche questa, ora non so bene. Comunque, per uno, quindi qui non so questo per uno cosa indica, che è per una persona, per un dito, cioè una specie di asta. Io non ho mai avuto queste cose. Comunque queste originali della Mattel, della Hot Wheels, qui nella sottomarca. Io mi ricordo che c'erano le macchinine quando ero bambino. Non è adatto ai bambini dai 0-3 anni, c'è anche il qui nei 0-3 anni. E io devo dire la verità, non sapevo neanche che la Disney avesse preso la Star Wars praticamente. Comunque potrebbe finire anche questo oggetto. Come sapete, in The Fan Box ci sono, come potete vedere, eccolo qui, roba originale, come potete vedere in questa di dicembre, la Funko Pop di Batman, le astronavi di Star Wars, il fumetto, eccetera eccetera. Questa è Unplayed, la coperta qui di Stormtrooper, i grembiuli, sette da cucina, barbecue dei Simpson. Comunque sono tutti prodotti originali,
e mi dovrebbe arrivare una specie di calamita, eccola qui, che mancava, non so quanto, questo magnete delle serpente verde, penso, mi arriverà non so quando, forse insieme alla Defan Box, probabilmente quella di gennaio, potrebbe arrivarmi questo magnete di Harry Potter. Potrebbe finire che anche il magnete di Harry Potter potrebbe andare a finire in questo giveaway. Allora, io ho l'astronave qui, poi il nero mi piace. Io avrei preferito, ora ve le faccio, ve lo zoomo. Io avrei preferito questa. O queste due. Queste tre non mi ispirano tanto. Ovviamente nelle mystery box non sono io a decidere, e ovviamente quelle vengono messe a caso, giustamente. A parte le taglie delle maglie, come sapete, la L, cioè io ho messo quando io vado a ordinare dei fan box, non è una collaborazione, quindi li ho pagati di tasca mia, quindi è mia di proprietà questo. Io quando vado nel sito di Fan Box, ordino la Mystery Box, mi dicono sempre le taglie delle t-shirt. Sapete che poi nelle Mystery Box della Fan Box e ne altre escono le t-shirt, però le t-shirt in questo mese di dicembre è stato messo di Played, penso, è stato sostituito dalla coperta di Stormtrooper, sempre di Star Wars. Allora, io ve la faccio vedere così. Io non seguo, non sono un amante di Star Wars, quindi... quindi non conosco... Chiaraccio mi ha detto che questo è... dei nemici. È un'astronave dei nemici. Ora non so se Stormtrooper è un... è un comandante nemico, questo non so dirvelo, però dal lato di Stormtrooper penso che Chiarashun... io poi vi lascio qui, ragazzi, qui vi lascio nelle schede le fan box di dicembre, e c'è anche il commento di Chiarashun dove noi abbiamo io ho aperto questo il giorno di Santo Stefano. Allora, io devo dire la verità, anche se la potrei anche tenere se avevo spazio in casa, di metterlo così, anche fa la sua bella figura, però devo dire la verità, non mi ispira tanto. Essendo cose tra virgolette guerre nell'universo, mondi alternativi alla Terra, astronave, scientifici, diciamo così, esseri umani, penso non siano solo esseri umani, anche di altri popoli, di altri pianeti immaginari, questa battaglia, cioè questa la potrei anche tenere così. Per ora ce l'ho chiusa nella Defan Box di dicembre perché non ho spazio, come sapete, ma potrebbe finire, cioè come ho detto e ripetuto, potrebbe finire nei giveaway anche questo oggetto. Potrebbe, perché non so se essendo una cosa astronave, un'astronave di Star Wars, potrebbe, essendo la materia, potrebbe finire anche lui nel giveaway che sto preparando quando avrò altri oggetti da aggiungere, perché non saranno solo un oggetto nel giveaway, saranno raggruppati, penso, un paio di oggetti. Il vincitore o la vincitrice avranno due oggetti o tre, ora non mi ricordo, potrebbe finire di un giveaway. Comunque la recensione io penso di averla detta. Non conosco molto di Star Wars, quindi io mi fermo qui, e quindi vi lascio sempre nelle schedine la Defan Box di dicembre quando l'abbiamo aperta. Guerriere e guerriere Sailor, nell'info box troverete tutti i miei contatti da Facebook a Telegram. Ricordo il mio secondo canale gestito insieme a Framore Matriciano, Luca Metabrixia e Random Timber Boys. Il mio canale Sailor Moon Fans è affiliato ad Amazon.
I canali di ragazzi di Sailor Team, mi stavo dimenticando, da Sergio Livorza a Chiaraciu, da Trici a Fumetti di Max, da I Fratelli Click Top Anime Z a Luca Metabrixia e appunto Framuore Mate Channel. Guerriere e guerriere Sailor, noi ci vediamo domani con un regalo, il video dei miei regali di Natale, quelli che non sono che non ho comprato con i miei soldi, diciamo quelli che ho ricevuto, altri regali. Quindi noi ci vediamo a domani. Ciao ciao!